Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale, oggi un nuovo video e questo qua è il video finalmente di tutti gli acquisti che ho fatto da Primark in Inghilterra per Lorenzo. Sentite che ride perché ovviamente è qua con me e quindi mi guarda e ride, sta giocando, insomma lo sentirete un po' come d'altronde succede negli ultimi video. Mi scuso per la voce, ma ho un fortissimo mal di gola, però mi sono detta se non faccio adesso questo video non lo faccio più e quindi perdonatemi. Prima di farvi vedere però le cose che ho comprato da Primark, vi faccio vedere due acquisti che ho fatto prima di partire, perché mi serviva un giubbotto per Lorenzo bello pesante e quindi sono andata in un negozio che si trova nel mio quartiere e questo qua praticamente mi si è aperto un mondo perché è un outlet che vende Benetton e quindi ho preso queste due cosine. La prima è ovviamente il giubbotto ed è questo qui. E questo qua pesantissimo con tutta questa pelliccia morbidissima al suo interno di questo colore blu, porta il cappuccio, ha queste due tasche, ha la zip e ha i bottoncini. Dietro è molto semplice, cade un po' lunghetto e questo qua a metà prezzo l'ho pagato soltanto 20 euro, è di altissima qualità, è veramente bellissimo, molto caldo, quindi sono super felice di questo acquisto. E poi ho preso un cappello e ho preso questo cappello qui, sempre di Benetton, e questo qua è il cappello che scende morbido dietro la testa, insomma. L'unica cosa, l'unica pecca è che lui non riesce proprio a tenersi il cappello in testa, infatti glielo metto dopo massimo 5 minuti se l'è tolto e quindi mi dispiace, magari gliel'ho messo che non faceva freddissimo, ma comunque là la temperatura è diversa e per proteggerlo ovviamente io ho messo il cappello. Magari adesso che fa sta iniziando a fare veramente freddo anche qua a Napoli, insomma spero lo possa tenere. E appunto questi qua erano i due acquisti prima della partenza. Poi un paio di giorni prima di andare da Primark siamo andati a fare la spesa e là ci sta una catena che si chiama Morrison, nella quale appunto rivendono anche cose per i bambini, e io ho preso questi calzini qua. Ve ne faccio vedere due, ma in realtà è un set da 5, questi qua antiscivolo con le stelline appunto antiscivolo. Questi qua sarebbero quelli là che portano il risvoltino così, e appunto sono 5, ce ne sono due celesti e uno azzurro un po' più scuro, e questi qua mi pare di averli pagati tipo 3 pound, una cosa del genere. E appunto ho preso questi calzini. Poi ho preso questo set di body che da 6 pound e 50 costava 4 pound e ne sono all'interno 5. Non l'ho ancora aperto perché mano a mano sto lavando le cose e le sto mettendo a posto. Mano a mano che mi servono, insomma, anche perché di body ne ha tanti, li ho presi un po' più grandi, ho preso 86 cm e quindi proprio i body sono quelle cose che sto mettendo mano a mano in mezzo. Infine poi sempre in questo negozio ho preso una cosa carinissima che mi piaceva tantissimo e sono queste qui, sono le bambucce. Sono queste qua appunto tutte pelliccia dentro, sono sempre molto molto morbide e sono antiscivolo. Adesso che sta iniziando a camminare, quindi non può stare ovviamente con i piedi a terra, magari quando fa un po' più caldo, insomma quando fa veramente freddo, anziché le pantofole che non metterà mai ovviamente, queste qua che sono caldissime, e queste qua costavano solamente 4 pound, bellissime. Veniamo finalmente agli acquisti che ho fatto da Primark. Ho preso a soli 5 pound questo set di pantaloni
uno grigio e uno nero. Questi qua sono quelli belli, felpati, molto pesanti, che io preferisco quando siamo in casa, anche perché lui gioca a terra e quindi si sporca facilmente. Adesso sta iniziando a camminare, quindi prima gattonava, stava sempre a terra, quindi questi qua erano quella molto molto più comodi, e appunto l'ho preso in questo set da 5 pound. Questa qua è la misura 9-12 mesi, quindi 80 cm, che mi va benissimo. Poi sempre per 5-6 pound, una cosa del genere, forse anche 4, io ho preso questa felpa London 1988, che tra l'altro è la mia data di nascita. Questa qua sempre bella felpata dentro, e questa qua invece è un 12-18 mesi, quindi 86 centimetri. Ho preso un po' più grande ovviamente le cose, così da poter arrivare fino alla primavera senza dover acquistare più niente, o al massimo qualcosa che proprio proprio mi fa impazzire, quindi questa felpa. Poi ho preso altri calzini, e io ho preso questo set qui. Ne ve ne faccio vedere uno, perché alcuni sono sporchi e alcuni sono ad asciugare. Questi qua sono colorati, uno verde, l'altro blu, l'altro arancio, insomma questi qua così. E poi questo set invece sempre da 5, che ho per intero, e sono questo qua così, qua con le iniziali New York, questo così e questo con le iniziali di Los Angeles. Questi qua mi pare che costassero 2,50 pound, 2 pound, non ricordo, e appunto ho preso calzini. Poi sempre come body io ho preso questo, in realtà di questi ne ho presi due, però uno sta già in circolo, per 2,80 pound, questi tre molto molto semplici, sempre a mezza manica, perché io anche d'inverno utilizzo cotone in mezza manica, non ho mai preso quella a manica lunga, quindi continuo a prendere questi qui. Questi qua sono in questi tre colori, bianco, azzurrino e celeste. Infine poi ho preso questo set qui di 7 pound, e all'interno ce ne sono 7, però uno già l'ho sfilato, e quindi sempre 86 centimetri, quindi 12-18 mesi, e appunto per un pound a body è più che conveniente. Poi ho preso un set di due maglie, una è questa qui, tutta blu, semplicissima, monocolore, e un'altra è un misto tra blu e grigio, un colore un po' particolare, e delle strisce bianche, quindi queste magliette qui magari da mettere sotto le felpe, insomma molto molto easy. E questo qua mi pare da che costassero 4 pound, adesso non ricordo, perché alcune cose le ho messe già in mezzo, quindi ovviamente l'etichetta l'ho buttata, però mi pare 4 pound tutte e due. Poi io ho preso questo maglioncino qua di filo, molto molto carino, questo qua sempre 9-12 mesi, in base a come li vedevo, c'erano alcuni che vestivano un po' più grandi, quindi ho preso la misura un po' più piccola, oppure altri che vestivano un po' più piccolini, e di conseguenza ho preso la misura più grande. Mi sono orientata più o meno così, anche perché avendo Lorenzo là lo tenevo davanti, quindi mi era molto più semplice acquistare, però i centimetri sono quelli, ho 80-86. E appunto ho preso questo maglioncino qua blu, l'ho pagato 5 pound se non vado errato, 5-6 pound, insomma questi qua sono i prezzi di Primark, e io ho preso appunto questo qui. Poi ho preso quest'altro maglioncino un po' più pesante, questo qua è in lana, la misura di questo maglioncino è 12-18, è bello perché ha questa scala di colore, mi piaceva molto. E questo qua invece c'ha l'etichetta, perché è nuovo e l'ho pagato 6 pound. Poi ho preso quest'altro maglioncino,
molto carino anche questo qua, sempre nei toni del blu, del grigio, e ha queste strisce bordeaux. Questo qua è sempre 12-18 mesi e questo qua costava solamente £4,50. Infine mi sono portata avanti per il Natale e io ho preso questo maglioncino qua bellissimo, sempre in base blu con questo pupazzo di neve bellissimo. Questo qua è sempre bello felpato all'interno e addirittura è 18-24 mesi, perché avevo preso la taglia 12-18 mesi, poi ovviamente arrivata a casa di mio cognato abbiamo provato tutto e quello là gli andava un po' strettino, quindi ho preferito andare prendere la misura più grande, e quindi 92 cm 18-24 mesi, e questo qua costava solamente £5, veramente bellissimo, io lo metterò ovviamente a Natale. Poi io ho preso questa camicia di jeans bellissima, questa qua mi è piaciuta tanto anche perché è un jeans un po' più pesante, quindi con una maglia a manica lunga sotto e magari un maglioncino sopra, o anche soltanto questa, insomma, va bene. Questa qua è la taglia E, 12-18 mesi, costava £6. Passiamo ai jeans che io ho comprato. Il primo è questo qui, fatto in questo modo, questo colore un po' scambiato qui, a 5 tasche. Questo qua è sempre 12-18 mesi, il modello è questo qua, straight, e l'ho pagato £3,50, cioè veramente prezzi eccezionali. Infatti mettevo sempre nel carrello, a un certo punto Luca mi dice: oh, calmati, anche perché ho comprato per me, ha comprato lui, abbiamo fatto i regali ai nostri nipoti, abbiamo preso un paio di cose per casa, quindi veramente abbiamo speso un botto da Primark, veramente. Poi ho preso questo jeans qua, è un jeans nella colorazione blu, questo qua già gliel'ho messo e costava sempre poco, £5-6, non di più. Questo qua è sempre la misura 12-18, se non vado errato, però non c'è la misura. Non c'è la misura all'interno, ma mi pare che fosse sempre 12-18. Ancora jeans, io ho preso un jeans nero che ha la particolarità di avere questo risvolto qua a quadri, e avendo preso a Lorenzo la camicia a quadri, urla improvvise, avendo preso a Lorenzo questa camicia a quadri che vi ho mostrato nel precedente video haul, che se non l'avete visto vi lascio qua in sovraimpressione, ho pensato ci stesse veramente a pennello. Infatti quando l'ho vestito in quel modo stava veramente veramente bellissimo, e quindi ho preso questo qua sempre per i prezzi, quelli là che vi dicevo prima. E infine io ho preso anche questo pantalone qui. Questo qua è modello jeans, ma non proprio jeans, colore grigio, infatti all'interno è bello felpatino, insomma, bello pesantino. Sempre 12-18 mesi, questo qua costava £7. Poi ho preso un giubbino e il giubbino in questione è questo qui, che è un bomberino tutto grigio con questa parte qua delle spalle blu, il cappuccio tutto grigio, tutto sempre pelliccia, veramente veramente bellissimo, molto caldo, con le due tasche in questo modo, e questo qua costava solamente £14 o £15, mi pare £15 però, ma insomma cambia molto poco. È fatto veramente molto bene, anche questa pelliccia è caldissima e morbidissima, veramente veramente super bello, super soddisfatta. Infine, ma non per importanza, io ho preso un set di tre pezzi che ho pagato solamente £11, che è veramente fighissimo e non vedo l'ora di indossarglielo, perché veramente
solo il pensiero, quando l'ho visto, ho detto no, lo devo assolutamente prendere. Ed è questo qui, è il pigiama a quadri con la vestaglia sopra in pile, stile nonnetto, e me lo immagino già così e veramente rido da sola. E in più c'era questo carinissimo orsacchiotto, quindi il tutto per 11 pound, quindi veramente 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 bellissimo. E questi quindi erano tutti gli acquisti che ho fatto per Lorenzo da Primark. Spero di farvi presto anche le cose che ho comprato io, però farvele vedere indossate. Non ho comprato tantissimo, però alcune cose le ho comprate e sono molto soddisfatta dei miei acquisti. Fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate, spolliciate questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale così da non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacio, ciao!